Se ci saranno domande specifiche molto legate alla vostra realtà aziendale, ovviamente potete inviarci delle domande anche dopo il webinar al info@itlgroup.hu. Allora, vedete una piccola presentazione che servirà come linea di guida per parlare principalmente degli ultimi decreti governativi che praticamente hanno capovolto il mondo del lavoro in Ungheria. Primo decreto più importante era di quello numero 47, che è entrato in vigore il 19 marzo, che ha dato la possibilità massima alle parti, sia al datore di lavoro che al dipendente, di mettersi d'accordo su praticamente tutti i paragrafi del codice del lavoro ungherese e soprattutto sui punti già concordati nel contratto di lavoro originale. Quali sono questi paragrafi? Quello che è relativo alla riduzione delle ore lavorative, oppure le parti da ora in poi possono mettersi d'accordo anche sulla riduzione del salario base, sul tempo di sosta non retribuito, anche sul cambiamento del posto di lavoro perché il home office è andato molto in moda durante il tempo del pericolo. Questo decreto governativo, tra l'altro, ha indicato quali sono i settori protettivi, come per esempio il turismo, l'industria alberghiera, le aziende che si occupano dei servizi culturali, sportivi, organizzazioni degli eventi. Oppure i tassisti che trasportano i turisti e tutti gli altri datori di lavoro che impiegano manodopera nelle posizioni di ricerca e sviluppo. Cioè, tutti questi datori di lavoro operano nei settori industriali protettivi da questi nuovi decreti. E questo significa che i datori di lavoro in questo settore non devono pagare oneri fiscali sui salari ed anche i dipendenti sono esenti dall'obbligo di pagamento dei contributi sociali. Devono pagare solo l'IRPEF e anche l'importo del 7.710 fiorini per il contributo del servizio sanitario. Quindi questo decreto ha reso possibile ai protagonisti del mondo di lavoro di mettersi d'accordo liberamente in base alla loro volontà per salvare i posti di lavoro e per facilitare la situazione economica diventata molto difficile a causa della situazione di coronavirus. L'altro decreto uscito era quello del numero 104 che ha modificato il termine del sistema di monteore. Sicuramente vi ricordate che in Ungheria è possibile implementare questo sistema cosiddetto monteore per poter organizzare facilmente i turni di lavoro e le ore lavorative nell'arco di un certo tempo. Questi termini, in base al codice del lavoro originale, senza il decreto governativo, dice che può essere di 2 mesi, 4 mesi oppure 6 mesi se esiste il contratto collettivo nell'azienda, oppure un anno.
Grazie a questo decreto nuovo di 104, il termine è stato prolungato a 24 mesi, dando la massima flessibilità al datore di lavoro di organizzare la manodopera in base alla necessità organizzative per la produzione. Il decreto governativo che ha causato, diciamo, tanta incomprensione, quasi potrei dire scandalo, era quello di numero 105, che è stato approvato dal governo per salvaguardare i posti di lavoro e per facilitare le difficoltà economiche delle aziende per il coronavirus. Questo decreto poi è stato modificato 2 settimane dopo, proprio perché gli imprenditori hanno espresso i loro dubbi e tutte le problematiche nell'implementazione del primo decreto. Cosa dice questo decreto? Perché e quali sono i punti fondamentali? Il primo de ha definito la riduzione delle ore lavorative nel 30, 40 e 50%. Queste erano categorie fisse, non si poteva modificare. La misura del sussidio è il 70% del salario netto relativo alle ore lavorative perdute non coperte dal lavoro effettivo della manodopera. Il decreto dice che il sussidio può essere relativo solo al personale che lavora nel posto di lavoro. Questo significava che il decreto ha escluso completamente tutti gli altri dipendenti che erano in home office, erano in tempo di sosta, oppure gli altri che lavoravano attraverso un'agenzia interinale con il contratto leasing. Quindi tanti dipendenti sono stati esclusi da questo sistema. Il decreto ha introdotto il concetto del tempo orario per la formazione individuale e nessuno capiva in che cosa insiste questo tempo. Il tempo di formazione deve essere il 30% delle ore lavorative perdute. In base al primo decreto era obbligatorio implementare per ogni caso, senza eccezione. Il sistema per richiedere il sussidio si è rivelato molto burocratico, anche perché il decreto chiedeva ai datori di lavoro di giustificare con evidenze perché sono in difficoltà. È di dimostrare la connessione diretta della loro situazione economica difficile al tempo del pericolo per il coronavirus. Quindi questo decreto per la richiesta degli imprenditori ungheresi è stato modificato. Ed è uscito il decreto numero 141. Questo decreto dà quasi la massima libertà di movimento alle parti, perché dice che la riduzione delle ore lavorative può variare dal 25% al 85%.
Il tempo di formazione diventa obbligatorio solo nel caso in cui la riduzione delle ore lavorative non raggiunge il 50%. In questo caso bisogna garantire il salario netto del dipendente, il salario netto originale. Mentre nel caso in cui la riduzione delle ore lavorative raggiunge il 50% oppure supera, quindi il dipendente lavora 4 ore oppure 2 ore al giorno, non è obbligatorio stipulare l'accordo sul tempo di formazione. Non è obbligatorio neanche garantire il salario netto del dipendente, il salario netto originale, prima della riduzione delle ore lavorative. Il decreto nuovo coinvolge ormai tutti i dipendenti, anche quelli che sono a casa, in home office o in teleworking system, anche quelli che sono in tempo di sosta e anche quelli che lavorano con contratto leasing. È importante che per ottenere il sussidio il datore di lavoro non può organizzare straordinari, quindi deve rispettare la riduzione delle ore, la misura della riduzione delle ore lavorative concordata. Sempre emerge la domanda se è necessario stipulare la modifica del contratto di lavoro, visto che si tratta di ridurre il salario base e anche di cambiare le ore lavorative. Quindi tutti sono termini del originale contratto di lavoro della manodopera. Il nostro consiglio è di stipulare sempre la modifica del contratto di lavoro per questi termini, perché solo il fatto che il datore di lavoro e il dipendente firmano congiuntamente il formulario di richiesta del sussidio, non significa, dal punto di vista legale, un vero accordo tra le parti. Quindi, anche se questo nuovo decreto governativo rende possibile e permette alle parti di non stipulare contratto di lavoro e solo di mettere una firma congiunta sul formulario di richiesta, il nostro consiglio e suggerimento è sempre di stipulare contratto di lavoro o modifica del contratto di lavoro riguardante la riduzione delle ore lavorative, riguardante il salario ridotto ed anche il tempo di formazione nel caso in cui è obbligatorio. La misura del sussidio è rimasto il 70% del salario netto pagato per le ore perdute non coperte dal lavoro effettivo. Però, visto che è cambiata la percentuale, c'è un tetto massimo che non possiamo superare, cioè il massimo del sussidio che viene somministrato nel caso in cui la percentuale della riduzione raggiunge il 75%, e calcolando con il doppio del netto del salario minimo nazionale, il livello massimo del sussidio ammonta a 112.418 fiorini. Quindi vorrei sottolineare che anche se il dipendente ha un salario molto più alto rispetto al salario minimo nazionale, che è di 161.000 fiorini,
dobbiamo sempre considerare come il punto di partenza per il calcolo il doppio che ammonta a 322.000 fiorini. Il sussidio governativo è valido per 3 mesi. E visto che il decreto è entrato in vigore il 29 aprile, si può avanzare la richiesta per ottenere il sussidio a partire da questa data. Se avete delle domande, potete scrivermi tranquillamente su chat. Buongiorno. Oppure potete anche, ovviamente, anche verbalmente fare le domande. Buongiorno. Buongiorno, grazie mille, molto delucidante. L'avevo letto anch'io questo decreto, che poi Sì. non capisco perché già è stato aggiornato questa mattina, quindi viene aggiornato quasi di giorno in giorno. Esatto, purtroppo la situazione è questa, che ogni giorno c'è una novità, sempre qualche dettaglio, qualche agevolazione in più per i datori di lavoro. Diciamo che sì, l'ascolto. Ah, no, no, grazie. Avevo un paio di domande in Sì. riferimento a questo range che giorni fa era del 30-50, cioè inizialmente era del 20-70, poi 30-50, adesso 25-85. È 85, sì. Quindi presumo che sia dovuto al fatto che ci sia un fondo nazionale, che questo fondo. Quindi viene ridotto all'aumentare delle richieste delle aziende. Quindi penso che sia questo il motivo. Ma se il range aumenta, cioè il range dovrebbe diminuire se si segue questa logica. Quindi volevo chiederle cosa si aspetta, cioè se ad esempio un'azienda fa richiesta, il range dovrebbe cambiare, fa fede il giorno della richiesta. Allora, quando l'azienda, il datore di lavoro presenta la richiesta e compila tutti i formulari necessari, deve indicare una riduzione delle ore lavorative che deve essere mantenuta nell'arco di 3 mesi. Nel caso di ogni variazione, il datore di lavoro perde il sussidio. Cioè, deve Certo. rimanere fissa nella media dei 3 mesi. Infatti, quando si tratta di società di produzione che generalmente implementano il sistema monteore, il sistema monteore ipotizziamo che sarà di un anno. Perché nel frattempo hanno ordinato l'aumento in base al decreto 104. Quindi c'è questo monte ore e nell'arco di monte ore, delle monte ore, cioè nella media di questo periodo, la percentuale della riduzione deve rispettare quella che è stata definita nella richiesta e nelle modifiche dei contratti di lavoro. E non può essere retroattivo, giusto? Cioè No, dal non può giorno della. essere, esatto, Ok. no, non può essere retroattivo, può essere presentato solo posticipatamente. L'ultima domanda, almeno per ora, l'employer non è obbligato comunque a richiedere questo sussidio, cioè la domanda deve essere fatta dall'employer, però non è obbligato a farlo, No, giusto? esatto, ha ragione, non è obbligato. Infatti, quando pensavo di parlare dei metodi best practice che le società stanno applicando, volevo dire comunque che non è obbligatorio, quindi le società possono mettersi d'accordo con i dipendenti. Anche separatamente dal decreto governativo, in questo caso ovviamente non otterranno il sussidio.
Ma come, cioè, dal lato aziendale, se un dipendente mi viene e mi chiede, ok, visto che non c'è alcun onere, diciamo, l'unica precondizione è che il dipendente non possa essere licenziato entro questi 3 mesi. Ci sono anche altre condizioni. Altre condizioni. Per esempio, il datore di lavoro non può introdurre o richiedere straordinari. Sì. Il datore di lavoro deve mantenere il numero del personale coinvolto nella richiesta del sussidio, cioè non può licenziare il personale. Il datore di lavoro deve esistere almeno da 6 mesi. Sì, non deve essere sottomesso a procedura di liquidazione o di fallimentare. Il datore di lavoro deve avere rapporti industriali in regola con i sindacati, se ci sono, oppure con il consiglio di fabbrica, se c'è, ovviamente. Il datore di lavoro non può, cioè se il datore di lavoro ha già ottenuto altri sussidi statali oppure europei per la salvaguardia dei posti di lavoro, non può richiedere, cioè non sarà accettato la sua richiesta perché ha già un sussidio implementato. Quindi ci sono queste condizioni da rispettare. Poi non, il sussidio non può essere implementato e richiesto per il personale che è in ferie non retribuite. Cioè possiamo parlare di assenza giustificata pagata, possiamo parlare di malattia, di ferie annuali normali, qualsiasi tipo di altra assenza dal lavoro se è retribuito. Cioè questo è molto importante che i dipendenti devono essere pagati. Può essere erogato questo, cioè qualora l'azienda decida di fare questa applicazione, deve essere necessariamente fatta per tutti i dipendenti oppure... No, allora bisogna scegliere chi sono, cioè quali sono i reparti oppure le mansioni, cioè il numero, bisogna definire chi sono i dipendenti da coinvolgere in questo sussidio. Cioè, poi le regole menzionate prima devono essere mantenute per questi dipendenti. Cioè, la caratteristica di questo sussidio è che viene versato direttamente dallo Stato al dipendente. Quindi il datore di lavoro praticamente non viene agevolato. Ma il criterio agevolato nel senso che ha potuto introdurre, ha potuto ridurre le ore lavorative e deve pagare meno salario e meno oneri pubblici, ma altrimenti non viene agevolato. Quindi non viene nemmeno penalizzato, però. Comunque. Ma nemmeno penalizzato, certo, nemmeno penalizzato. È vero però che molti dicono che il sussidio, cioè l'applicazione è molto burocratica. Tanti si lamentano perché non capiscono cosa significa che possono applicare a questo sussidio solo le aziende che sono nell'interesse nazionale o cosa significa questa terminologia di interesse economico nazionale. Ovviamente possiamo categorizzare le imprese. Ci sono quelle che hanno un accordo strategico con il governo ungherese perché rappresentano investimenti strategicamente importanti, molto grandi.
Però non solo queste imprese possono applicare il sussidio, tutti quelli che hanno una tecnologia complessa oppure impiegano un certo numero di personale, anche se non si tratta di non so quanta centinaia di persone, ma comunque sono realtà industriali importanti nella loro categoria, che possono essere anche imprese piccole e medie. Quindi hanno realizzato investimenti importanti ultimamente. Cioè c'è una serie di punti che il governo, l'ufficio governativo valuterà prima di approvare la richiesta del datore di lavoro. Grazie mille. Prego. Quindi, com'è? Adesso sto leggendo le domande. Qui c'è una domanda che è già stato tradotto completamente questo decreto ungherese-italiano. Sì, abbiamo fatto tradurre sì, questo decreto, quindi è a disposizione nel caso in cui richiedete. Ve lo invieremo ovviamente. Inoltre, Judith, c'era anche una domanda di Francesco Mari che chiedeva se le aziende destinatarie delle agevolazioni sono tutte e quindi anche include le associazioni come la Camera di Commercio. Allora, non ne sono sicura, nel senso che tutte le associazioni, diciamo che ricevono risorse finanziarie dallo Stato o da uno Stato, non possono partecipare, ma ovviamente se non si tratta di essere finanziato dallo Stato, allora sì. Il decreto è stato esteso, diciamo, anche alle associazioni private. Ci sono ancora delle domande? Pronto? Mi sente? Sì, la sento. Buongiorno. Buongiorno. Ho una domanda che penso sia un po' trasversale a tutti. Sì. Quando si parla del monte ore, quindi dal sì. 20 all'85% di massima agevolazione in accordo con le ultime novità del decreto. Penso che un problema che sia un po' di tutti è se parlo del 25% vorrebbe dire far venire il personale al lavoro e farlo lavorare per il 75% del tempo, il 25% essere in qualche modo in fermo. Questo è calcolabile giornalmente o potrei anche pensare che su 4 giorni lavorativi un giorno non viene al lavoro e 3 giorni lavora? Quindi in sostanza si può fare media sulla settimana o sul mese o deve essere applicata al giorno? Perché questo implica far venire le persone al lavoro, aprire l'azienda. La media deve essere applicata alla lunghezza delle monte ore, praticamente. Quindi è possibile che in un giorno vengono a lavorare e nell'altro giorno non vengono. Ok, quindi si può fare media. Sì, bisogna sempre calcolare la media e rispettare la percentuale della riduzione a livello medio, considerando la lunghezza delle monte ore. Scusate, ma è una media mensile, vero? Media ore Sì. mensili. Prego. Grazie. Poi è arrivata un'altra domanda, contributi per le nuove assunzioni, a parte quindi i provvedimenti per il mantenimento dei posti di lavoro e aiuti alle imprese. Allora, se ho capito bene la domanda,
Mi scusi, dottor Mari, ma mi potrebbe per favore spiegare la domanda, perché forse non ho capito bene. Sì, sì. Buongiorno a tutti, grazie. Buongiorno. Approfitto. La domanda è questa. L'obiettivo del governo con questi decreti è ovviamente di aiutare le aziende, sì, di aiutare i lavoratori e di contribuire al mantenimento della produzione industriale ungherese. Esatto. Quindi è abbastanza chiaro, seppur alcuni aspetti di dettaglio del 25% che diceva il collega prima, piuttosto che li devo capire meglio, quindi sul testo del decreto capirò meglio e quindi posso formulare delle domande più tecniche. Che ho dei dubbi, ma ho paura di aver capito male alcune cose, quindi mi riservo dopo che ho letto il decreto con attenzione. Adesso mi riferisco ad eventuali azioni che ci sono, non tanto e non solo per il mantenimento della produzione industriale e quindi in un qualche modo per la crescita e comunque per le nuove assunzioni. Noi sappiamo prima del coronavirus che perfino la contea di Pest e quindi a Budapest e la contea di Budapest hanno dei contributi che pochi conoscono ma che ci sono ancora oggi per le nuove assunti. Ecco, mi domando se relativamente alle nuove assunzioni, quindi all'aumento della forza lavoro, normalmente si calcola la media, se non sbaglio, dei 6 mesi precedenti, c'è qualche cosa in più rispetto al passato e qualche cosa che quindi riguarda più una reazione al problema di adesso, oppure se sono rimaste le leggi precedenti che effettivamente permettono di risparmiare sui contributi in caso di nuove assunzioni che vanno ad aumentare la media della forza lavoro degli ultimi 6 mesi. Quindi la domanda è qualcosa che riguarda le nuove assunzioni in particolare. Ma questo decreto non sottolinea particolarità per le nuove assunzioni. Cioè, diciamo che il decreto, insieme agli altri decreti precedenti, dà la massima flessibilità alle parti di mettersi d'accordo, ma agevolazioni particolari per le nuove assunzioni non ci sono. Almeno non con questi decreti, cioè... Non con questi, ovviamente. Non con questi, cioè agevolazioni ci sono per le imprese, se penso alla possibilità di prelevare crediti mutui a 2 anni con un tasso 0.1 per salvare i posti di lavoro nell'importo di 9 mensilità di salario. Quindi questo, diciamo, è un'altra possibilità per i datori di lavoro che possono utilizzare, ma questo non è un sussidio ovviamente, questo è relativo solo al datore di lavoro, che poi dovrà ripagare il mutuo ovviamente. Ma per le nuove assunzioni, per l'aumento del personale o per mantenere questo personale nuovo, non, in base a questi decreti nuovi non c'è particolarità. Okay, grazie. Prego. Judith, nel frattempo è arrivata un'altra domanda, sì? Che riguarda i limiti temporali. Ovvero, è corretto da maggio a fine luglio? È corretto. Quindi il tempo di pericolo finirà il 30 giugno. Quindi
E questo sussidio è valido praticamente per 3 mesi, da maggio a luglio. Se nel frattempo il datore di lavoro decide di ripristinare la percentuale originale del lavoro, cioè l'orario di lavoro originale, ovviamente perde il sussidio per il mese di luglio. In questo caso bisogna informare l'ufficio governativo di questo cambiamento. E la domanda diceva anche, quindi nel senso, se un'azienda fa richiesta ad inizio giugno, da quel momento non partono 3 mesi, ma si considerano 3 mesi fino alla fine, sino al 30 giugno? Sì. Praticamente sì. Ma nel frattempo anche il datore di lavoro ha la possibilità di, ovviamente, di restaurare lo stato originale con 8 ore di lavoro, ma allora deve rinunciare la parte rimanente del sussidio. Ok. Buongiorno, ho un'altra domanda in riferimento, per essere molto un po' più pratici. Sì. Da quanto so c'è un sito governativo, nfsz.munca, dove è il sito dove si trovano i modulari, i form, esatto, per l'applicazione. Sì. Sono un po' a sé stanti, c'è uno che calcola, ci sono degli Excel, ci sono dei form. Non c'è magari una guida, magari anche in inglese, che definisca un attimo quali siano gli step e l'ordine di compilazione, perché sono dei formulari comunque scaricabili, ma non è ben chiaro quale vada firmato, compilato prima, quale dopo, se tutti inviarli o meno. Possiamo... C'è una lista di funzionari governativi per contee. Esatto, sì. Ma senza contatti. Sì, perché questi formulari devono essere presentati elettronicamente attraverso il Company Gate. Quello lì. Esatto. Però ecco, non c'è una sorta di procedura, perché comunque penso che si debbano appunto caricare, o comunque ci potrebbe essere la problematica che poi dopo, per un cavillo che si è sbagliato di compilare un campo, non venga erogato il sussidio, per dire. Per questo. No. Diciamo, se tutte le domande sono risposte, tutte le caselle dove è necessario mettere la croce, ah, okay. È compilato, allora sicuramente problemi non ci saranno. Cioè, ovviamente ci sono punti interessanti di questi formulari da compilare. Per esempio, come dicevo prima, come bisogna giustificare se il datore di lavoro è di interesse economico nazionale, non bisogna descrivere tante cose. Cioè, anche una società piccola va salvata, e quindi ci si mette la croce accanto alla domanda e poi l'applicazione va mandata. Nessuno di noi ha esperienza in questo progetto, perché è nuovo per tutti. Non ci sono pratiche precedenti, è una novità totale per tutti i partecipanti, per il datore di lavoro, per il prestatore di lavoro. Quindi verrà fuori poi se il ufficio governativo approverà l'applicazione o meno.
Ci sono 8 giorni per prendere la decisione, che deve essere accettata perché non si può ricorrere, quindi non c'è rimedio. Se una volta è stato rigettato, si potrà provare l'applicazione un'altra volta. È importante, tanto che stiamo parlando dell'applicazione, come dicevamo prima, ma vorrei collegarmi all'argomento precedente, come presentare questa richiesta. Allora, dicevamo che bisogna definire i dipendenti, cioè chi sono che possono partecipare, in base al sito, ai siti dell'azienda. Quindi se un'azienda ha diversi siti, allora bisogna raccogliere i nomi e presentare la richiesta per sito e contemporaneamente a tutti i dipendenti coinvolti. Questo è molto importante. Anche. E un'altra cosa, sì. L'employer è obbligato a richiedere questo sussidio se tutti i dipendenti sono eligible? Sì. L'employer è obbligato, qualora decida di andare avanti con questa application, di richiedere questo sussidio per tutti i dipendenti eligible oppure ad hoc? Ma visto che ovviamente se ad hoc, dopo magari tra i dipendenti ci si parla, ovviamente, quindi magari non è l'interesse dell'employer di farlo ad hoc, però per qualsiasi motivo l'employer, in modo tale che possa avere magari più probabilità di vincita, con un minor numero di dipendenti per i quali si richieda questo sussidio, la mia domanda è appunto, può essere fatto ad hoc oppure se tutti sono eligible, la richiesta va fatta per tutti i dipendenti? Ma diciamo dal punto di vista equal treatment, io suggerirei di estendere la richiesta per tutti i dipendenti, perché il dipendente è a ricevere il sussidio direttamente dallo Stato. Il datore di lavoro sì, ha più lavoro amministrativo per compilare più fogli, per dire, ma se non so, ci sono 3, 4, 5 dipendenti a cui il datore di lavoro ha dato questa possibilità, quindi di avere un salario completo anche lavorando 2 o 4 ore al giorno soltanto, secondo me bisogna dare questa possibilità anche agli altri dipendenti. Ovviamente la differenza può essere o può esistere o la deviazione da questa, diciamo, regola non scritta può essere quando non in tutti i dipartimenti possono essere applicati per un certo motivo, per esempio perché non è stato necessario di ridurre le ore lavorative, perché può darsi che in un'azienda ci sono dipartimenti che devono lavorare full time. Ovviamente in questo caso i dipendenti non possono essere agevolati. Poi ci sono anche criteri da rispettare anche da parte dei dipendenti, quindi devono rispettare l'obbligo del tempo di formazione individuale, devono rispettare, devono presentarsi al lavoro. Devono essere a disposizione del datore di lavoro, altrimenti... Però anche in home office adesso è stato esteso. Anche in home office, esatto, è stato esteso anche ai dipendenti. Perché se è superiore al 50% la riduzione, cioè se è inferiore al 50% la riduzione
del tempo di lavoro, è obbligatorio anche questo tempo di formazione. Sì, se la riduzione non raggiunge... Non raggiunge il 50%, ma cosa si intende? Sì. Sono dei training individuali, esatto, o comunque... Possono essere organizzati qualsiasi tipo di training o di programmi di formazione che danno valore aggiunto all'organizzazione. Promosso dall'azienda. Anche training interni, quindi organizzati dall'azienda, e anche training, corsi pagati. Cioè, possono essere training di protezione di lavoro, di training non tenuti, sì, argomenti GDPR, oppure training del tipo Lean per lo sviluppo delle procedure di lavoro. Cioè, qualsiasi tipo di training, ma è molto importante documentare questi training con foglio presenze, con la tematica. C'è un... Sì? Un certo periodo, cioè va... Questi training vanno sostanzialmente partecipati per un determinato numero di ore? Deve esserci un minimo? Deve essere il 30% delle ore lavorative non coperte dal lavoro effettivo. Okay. Deve essere il 30%, in questo caso volevo sottolineare che la formazione, cioè il programma di formazione può essere realizzato nell'arco di 2 anni, cioè non è necessario tenere questi corsi nel periodo di 3 mesi, ma il datore di lavoro può decidere di organizzare questi corsi anche dopo. E se comunque il sussidio viene erogato con l'impegno dell'azienda che si svolgeranno questi training e poi non si svolgono? Ma poi arriverà l'autorità per controllare. Okay. Arriverà l'autorità per controllare l'implementazione delle regole, e quindi ci sarà una multa sicuramente. Perfetto, grazie mille. Prego, prego. Poi sto leggendo altre domande, scusatemi, ho perso un po' il filo. Riprendere il discorso relativamente a una vostra domanda arrivata in email, che era relativo al calcolo del sussidio. Allora, come regola principale vorrei dire che il tetto massimo menzionato, il tetto massimo del sussidio, che ammonta a 112.418 fiorini, è stato calcolato in base ad una riduzione delle ore lavorative del 75%. Cioè, la formula è così, che bisogna prendere il doppio del salario minimo, cioè il valore netto del doppio del salario minimo, che va moltiplicato per 0,70, che poi va moltiplicato per 0,75. In questo modo viene fuori il valore, cioè l'importo massimo del sussidio. E quindi le altre percentuali di 30-50% menzionate nella domanda erano ancora definite nel precedente decreto, queste non valgono più. I 214.130 fiorini, diciamo, è il salario di partenza e non la misura del sussidio. Non so se la mia risposta sia comprensibile. Sì, l'avevo inviata io. Sì, il salario minimo è diciamo la base per il calcolo. Esatto. Non la remunerazione, diciamo. Esatto.
Certo. Poi dopo va calcolata la percentuale di riduzione, che per qualcuno può essere il 50, per altro il 70 più 70. Sì. Dicendo, però, diciamo sì. Il tetto massimo del sussidio in importo netto ammonta a 337.354 fiorini. Senza pagare contributi, tasse e contributi. Poi sto leggendo altre domande, si potrebbe conoscere il testo del decreto per organizzare un nuovo meeting? Certo. Possiamo mandarvi l'estratto dei decreti tradotto in lingua italiana, quindi questo può servire per capire meglio, oppure per fare ulteriori domande al nostro indirizzo email info@itlgroup.hu. Avete delle altre domande? Ecco, Judith. Sì. Buongiorno a tutti, solo un ulteriore elemento. I decreti in oggetto, che appunto sono stati tutti tradotti, perché abbiamo cercato di scegliere la traduzione di tutti i decreti più importanti, vengono tutti pubblicati anche sul nostro quotidiano, che molti di voi conoscete, su economia.hu. Quindi quello che possiamo consigliare anche lì, per chi volesse vedere i testi integrali o altri commenti con cui usciamo, è di seguire anche il giornale o iscriversi in newsletter, così ricevete puntualmente tutto quello che esce. Grazie e complimenti tanto per il tuo lavoro di oggi. Grazie.